Sì, siamo qua a festeggiare insieme insomma, la medaglia con la Polisportiva Verbano, insomma, una società che mi ha fatto crescere, che mi ha sempre aiutato e sostenuto. È bello festeggiare con quasi insomma, 200 simpatizzanti, amici canoisti. Quindi un grazie alla Polisportiva e andiamo avanti. A Parigi mi sono divertito molto dopo il taglio del traguardo, quello sicuramente. Prima sono stati momenti ovviamente un po' di concentrazione, non è che ci fosse spazio per il divertimento, però mi è stato detto che dalle tribune si sono divertiti molto, quindi aver fatto divertire qualcuno è la soddisfazione più grande. Siamo molto contenti di questa sera, della partecipazione, diciamo la medaglia di Carlo alle Olimpiadi è stato un momento di grande gioia che ci ha anche un po' sorpreso. Lui era tanti anni che ci provava e questa volta è riuscito a portare avanti la barca fino a prendere la medaglia. E questo per noi è stato un enorme risultato, un po' come vincere i mondiali di calcio. Ecco. E stasera sono orgoglioso e fiero di essere qui perché Carlo mi ha regalato dei momenti è un'emozione incredibile. Mi fa piacere ricordare che a metà gara erano sesti e sono arrivati ad un pelo dall'oro con equipaggi di tutti e cinque i continenti, ma ci ha resi orgogliosi in quel momento di essere italiani. E in questo particolare momento la federazione è una federazione vincente. In questi 4 anni abbiamo vinto 256 medaglie, in questi 4 anni ci sono state 2 Olimpiadi, quella di Tokyo nel 21 e questa di Parigi, e noi in ogni Olimpiadi abbiamo portato a casa medaglie perché abbiamo degli atleti eccezionali, dei tecnici societari eccezionali, dei tecnici federali che sanno coagulare e mettere insieme le cose. È una grandissima soddisfazione e ho portato il saluto di tutta la comunità della città di Verbania. Per noi Carlo Tacchini è un esempio, noi siamo orgogliosi di Carlo e deve essere un esempio per i nostri giovani, per tutti i giovani, per i tanti giovani che fanno sport. La Polisportiva è una grande società che diventerà sempre più grande, noi cerchiamo di fare il nostro possibile perché questo possa avvenire, ma quello che ha fatto Carlo con questa medaglia olimpionica io penso che sarà di stimolo per tutti.